Savino, abbiamo la vivacità, si corre perché poi parleremo anche della Pia Run, della Milano Marathon, è il periodo in cui l'atletica rinasce e adesso parliamo di una corsa che è un contenitore di esperienze, di mobilitazioni podistiche in ogni città, sono tantissime le città che aderiscono al Vivicità, ne vogliamo parlare con il presidente nazionale dell'UISP Tiziano Pesce. Buonasera presidente. Buonasera Maurizio, buonasera Savino e grazie come sempre della vostra attenzione. Un piacere. A lei presidente, è il presidente di una federazione che ci ha regalato 5 medaglie d'oro a Tokyo e continua a stupirci perché è veramente rinata con una, diciamo, un'onda, motore propulsivo notevolissimo. Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei, buonasera presidente. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro oggi Carle si è vestita, visto che proprio insomma abbiamo bisogno, come dire, insomma, delle prime forze dei ragazzi, si è vestita del tricolore per ospitare la finale nazionale dei campionati studenteschi di corsa campestre. È da lì, presidente Mei, no, che nasce tutto, che inizia tutto, no? Una volta c'erano i giochi della gioventù, non solo lo stadio delle Marmi, ma insomma Sì, è chiaro che poi toccate un nervo scoperto perché tanto con i giochi della gioventù e comunque con lo sport a scuola, sport a scuola che ovviamente negli anni si è perduto, sono residui, no? È residuale questa attività perché chiaramente i giochi della gioventù come noi li abbiamo conosciuti negli anni 70-80 non esistono più. Ovviamente ogni volta ce li facevano fare in classe, ce li facevano fare, ci buttavano lì nelle campestre. Esatto. Come no. Ma c'era una serie di motivi per i quali era più semplice. Uno perché paradossalmente lo sport era ancora considerato avere una valenza sociale importante e non c'erano interessi magari differenti. E poi perché oggettivamente non avevamo tante cose noi ragazzi, quindi tolto l'oratorio, il campo di atletica nello specifico, però anche ci c'erano chiaramente anche tante altre situazioni scolastiche, diventavano ovviamente un rifugio per passare il tempo in modo sano. Torniamo invece alla Vivicità, presidente nazionale dell'UISP Tiziano Pesce, sono tante le città che assumeranno questo colore importante, no? Per la sostenibilità ambientale, la salute, la tutela dei centri storici, l'inclusione e l'aggregazione giovanile. Presidente Pesce. Assolutamente, proprio così, Vivicità ritorna con la sua 38esima edizione, l'appuntamento è per domenica prossima 2 aprile alle 9:30, partenza in simultanea. Ricordiamo Rai Radio 1 e Radio 1 Sport. Esattamente, sì. Radio Rai che è uno che ci segue dalla prima edizione, dal 1984, partenza data quel primo aprile da Sandro Ciotti. E 34 città coinvolte, alcune nel mondo. Una manifestazione quindi podistica internazionale che abbina sia il lato competitivo perché si correrà sulla distanza dei 10 chilometri ma soprattutto grande spazio come sempre alle camminate ludico-ricreative con la partecipazione veramente di tutte e di tutti, di tantissimi cittadini, famiglie che appunto in 34 città vorranno passare alcune ore insieme, alcune ore di sport sociale per evidenziare quanto, ecco, lo sport per tutti sia importante, sempre più importante nella vita delle persone. Ovviamente un caro saluto al presidente Mei, alla che l'ha fatta Stefano. Che l'ha fatta nell'88 e nell'89. Io addirittura ho l'ardire di dire che feci la prima edizione, se non sbaglio partivamo lì da San Pietro, insomma da quelle parti lì, però Stefano Mei secondo nell'88 e terzo nell'89 e nella classifica unica nazionale compensa, una delle poche gare che non ha vinto, presidente. No, non l'ho vinta, però io secondo. La prima edizione la feci nell'86. Ah, ecco. La feci a Spezia ed era la prima volta che potevo correre nella mia città perché non avevamo una pista, avevamo una pista in terra rossa, quindi non c'erano manifestazioni nazionali. Che belle le piste in terra rossa. Belle sì, però poco. Diciamo performanti, questo è vero, però ci si preservava i tendini. È vero. Dicevo, ebbi modo appunto di fare una gara che comunque era nazionale, per quanto ovviamente in contemporanea con altre gare. Io ricordo proprio che la radio accompagnava, poi voi sapete che io comunque con Radio Rai ho un altro rapporto che va detto quasi professionale, no? Sì, ho fatto le Olimpiadi con voi. Sì, ecco, dai tempi di Bruno Gentili, no? Esatto, la radio
diciamo, faceva da collante quello che oggi forse farebbe internet, no? Perché oggi saremmo sicuramente in streaming, si dice. Sì. Allora c'era la radio con i ponti, chiaramente riusciva a dare una sorta di radiocronaca, tutto di città minuto per minuto, e si riusciva ad avere più o meno la sensazione di essere in diretta televisione. Era molto, molto carino, sì, veramente molto carino. E ricordiamo che saremo in diretta anche domenica allo Start alle 9.30, Radio 1 sarà lì, Presidente Pesce, quindi seguiremo le varie manifestazioni, ricordiamo. Io sarò alla Spezia, volevo dirlo così. Ah, alla Spezia, diciamo, bellissimo. Sono a casa. Golfo dei Città Poeti. Natale. Golfo dei Poeti, sì, Lerici, insomma, quindi ha scelto bene. Dicevo, più percorsi, 10 chilometri, ma ci sono anche delle passeggiate ludico-motorie, Presidente Pesce. Delle passeggiate aperte a tutti dai 3 ai 6 chilometri a seconda delle città, con ancora una volta, ecco, le caratteristiche di Vivicità come corsa dei diritti, la corsa che unisce, perché ovviamente ancora una volta l'attenzione sarà massima nei confronti della sostenibilità ambientale, nei confronti della solidarietà, nei confronti della pace. Non possiamo dimenticarci il conflitto in Ucraina e anche le tante guerre che purtroppo continuano nel nostro pianeta, quindi Vivicità vuole essere ancora una volta messaggera di pace. E se posso aggiungere agli score del Presidente May, ecco, si parlava di seconda e terza posizione, ma ovviamente sì, vabbè, una classifica unica compensata, e quindi Stefano arrivava davanti a decine e decine di migliaia di atleti. Ma non ha bisogno di questo un ragazzo che corre in 8 minuti a 16 anni, non ha bisogno di questo. Forse sbaglio, magari, ma insomma, no, più o meno siamo lì. Poi dice che uno nasce con la camicia, insomma, non è che no, è vero che si sarà allenato, però qualche fibra rossa in più ci aveva, sì, di qualche altro ragazzo. Però torno a ripetere. Poi nel tempo Vivicità appunto ha assunto, come diceva giustamente Tiziano, ulteriori motivazioni sociali, però è chiaro che nella memoria mia è stata la prima gara su strada che internazionale, forse, però dava ecco, la sensazione che fosse un po' come antesignana, no? di un certo spessore, e poi la formula devo dire che era veramente molto, molto azzeccata. Poi anche allora c'erano le motivazioni, diciamo, di carattere sociale, di carattere di sostegno, sì, a varie iniziative, però oggi è ovvio che poi con internet e con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi era sicuramente. A proposito dei mezzi di comunicazione, per l'iscrizione Savino, se volessi iscrivermi, le città sono infinite, da Aosta al sud, ecco, esatto. Ma che cosa bisogna fare per iscriversi? Sì, le città appunto sono tantissime, da Aosta a Bolzano sino a Bari, passando per Cagliari, Palermo, San Vito Lo Capo, Trapani, Enna, Ferrara, Rimini, Salamanca. Splendidi. Tra l'altro ogni sede con delle peculiarità proprie. E ovviamente, ecco, lo diceva il Presidente May, siamo nell'epoca di internet, e quindi sicuramente la centralità del nostro sito WISP nazionale, quindi wisp.it, con tutti i siti correlati di tutti i comitati di tutte le città. Perfetto. Non mi dite che a San Vito Lo Capo si corre in quel lungomare da urlo, insomma, voglio dire. Sì. Fantastici, assolutamente, scenari fantastici, ma cioè quella spiaggia veramente da urlo. Correremo tra i sassi di Matera, quindi l'elenco veramente lungo, ma anche nel mondo, perché si corre a Tuzla, in Bosnia Erzegovina, a Yokohama, a Osaka e a Otsu in Giappone. Esattamente. Quindi ci saranno anche queste vivicità nel mondo, anche gli istituti penitenziari. Assolutamente, arrivavo proprio lì, perché di fatto il prologo di Vivicità lo abbiamo avuto oggi nella casa circondariale di Ragusa, e nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti. Sabato mattina per esempio saremo all'Istituto Verziano di Brescia, dove addirittura entreranno a correre con i detenuti oltre 200 ragazzi degli istituti superiori di Brescia. Poi saranno nei prossimi mesi oltre 20 gli istituti penitenziari dove correremo per continuare a lanciare un messaggio. Proprio gli istituti penitenziari sono pezzi delle nostre città e bisogna creare proprio ponti tra l'interno e l'esterno. E io, se posso aggiungere, Maurizio, ho ascoltato ovviamente, come spesso mi capita, con molta attenzione alla vostra trasmissione, colgo l'occasione veramente per farvi complimenti. Avete
citato anche grandi vostri colleghi del passato, uno su tutti, Sandro Provenzali, a cui sono legato sì. particolarmente. Tra l'altro ci sarà anche il nostro genovese, caporedattore Filippo Corsini, insomma. Assolutamente, che abbiamo avuto sì. con noi e con Stefano May ieri la sì. conferenza stampa a Roma presso il liceo. Cosa Tutto. Voleva aggiungere, Presidente? Dicevo, il primo via della prima sì. visita dato da Sandro Ciotti, ma quelli erano gli anni in cui Vanni Loriga partì come capo che salutiamo il grandissimo Vanni Loriga, assolutamente decano del giornalismo sì, sportivo, scomparso da poco, è scomparso sì. lo scorso luglio. Ecco, Vanni Loriga ancora nel 2018, partecipando sì. a una conferenza stampa nazionale che tenevamo in un altro liceo romano, poneva questo interrogativo: ma quante persone avranno preso parte a Vivi Città? Sono sicuramente cifre difficili da stabilire, però ci diede questo compito, dice: io consiglierei agli organizzatori di arrivare a questo numero, sì. lo abbiamo fatto e possiamo dire che dal 1984 al 2002 Vivi Città è stata corsa da 1.887.659 persone. Non poco. Mi dà lo spunto il presidente nazionale dell'UISP Tiziano Pesce di chiudere con il presidente della FIDAL Stefano May su Vanni Loriga, con cui seguì varie maratone di Roma sul pulmino scoperto, ricorderà il presidente che si seguì su, e rischiammo la decapitazione per un albero, per quanto riguarda ricordava un tronco e quindi voglio dire, insomma, Vanni Loriga lo ricordiamo certo, insomma certo. Vanni è stato veramente un vate della nostra atletica, è scomparso però fino all'ultimo ha parlato e ha scritto di atletica, sì, organizzava anche un cross se non sbaglio, sì, no, alla dei Sardi, sì, sì. chiaramente non l'organizzazione, sì sì, perché comunque lui orgogliosamente sardo. E Vanni sì, è stato diciamo così, è stato vicinissimo all'atletica e chiaramente me lo sono trovato spessissimo sia come atleta che come sì. poi da dirigente. Beh, una vita per l'atletica leggera, una grande pena. E sì. tra l'altro, e chiudiamo sempre con May, a proposito di corse, parleremo tra po' della Pia Lancia, anche la maratona di Milano, insomma domenica. Quindi dove Crippa, esatto. Come lo vede come maratoneta? Come maratoneta sicuramente è tutta una scommessa, è una scommessa perché comunque la maratona sfugge, no? Non è detto che un campione europeo dei 10.000 ecco possa sfondare anche nella maratona, no, però ci prova, quello è vero, però è già meglio di uno che arriva a 25esima a 10.000, certo. quindi certo. per essere un po' la palissiano, certo. No, sicuramente lui ha delle caratteristiche che potrebbero portarlo a fare delle grandi cose anche nella maratona, perché è leggero, comunque rapporto peso potenza ideale, è chiaro, c'è l'incognita e pochino anche questa è la un pochino la ecco la il presidente che parla, chiaro che io vorrei ancora desse molto sui 10, sui 5.000, perché secondo me può limare ancora quei suoi record italiani che già ha portato via a Totò Antibo, e credo che possa ancora fare molto su pista, poi chiaramente c'è tutto il tempo di fare anche la maratona, tanto vediamo come va questo suo primo tentativo. Grazie, allora Tiziano Pesce, presidente nazionale UISP, ricordiamo domenica 2 aprile il via alle 9.30 su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport Vivi Città 2023. Grazie presidente Pesce e grazie anche al presidente della FIDAL Stefano May. Buonasera, grazie presidente. A voi, buona serata. Buona Vivi serata, Città, grazie. Manifestazione podistica internazionale in contemporanea su percorsi compensati di 10 km e anche passeggiate, insomma ce n'è veramente per tutti. Allora partecipate e iscrivetevi.